Antonino De Masi è un imprenditore calabrese che da quasi 10 anni vive sotto scorta. La sua azienda è presidiata costantemente dall'esercito, la sua famiglia è lontana. Un uomo coraggioso che ha sfidato l'andrangheta, schierandosi dalla parte della legalità, denunciando tentativi di estorsione, un vero testimonial di lavoro e legalità. Ospite di uno degli appuntamenti della rassegna Rivivi l'estate 2022 del comune di Leporano, sul palco allestito all'interno del castello Muscetto, l'ha raccontato la sua esperienza. Io sono un semplice cittadino che ha vissuto e vive di valori e vivo dentro i miei valori e i miei principi. Sono una persona normale che faccio quello che posso per far crescere i miei figli in un territorio migliore. Faccio il mio dovere. L'estate leporanese non è soltanto intrattenimento, divertimento, musica, spettacoli, ma riserva anche dei momenti di riflessione come quello di questa sera, dove è una serata dedicata alla legalità. L'amministrazione comunale ha voluto considerare proprio questa opportunità di donare alla nostra comunità questo evento nel ricordo del trentennale della morte di Borsellino e di Falcone. È un esempio per tutti noi, perché soltanto così quel lavoro che è stato portato brillantemente da Falcone e Borsellino, che ricordiamo nel trentennale purtroppo della tragica loro morte, ecco, non rimarrà vano. E continua a girare l'Italia per dare la sua testimonianza di imprenditore che ha scelto di vivere nella legalità, opprimendo le mafie che purtroppo lui è stato vittima in questi 10 anni.